Non mi è piaciuta però. Era la partenza o no? La partenza era buona. Vai. Allora, ci racconti? Che vi racconto? Come siamo qui, quando siamo pane? Qui è sempre segno buono. E la maglietta con la rosa che vorrebbe dire? Nulla, una qualcosa... maglietta, la prima che ho preso stamattina. Non ha significato? No, no. Chi ha portato, senti? Dolce come la Nutella. Dolce come la Nutella. Fatto le prove la notte a luglio e ora vediamo cosa viene fuori ad agosto. Senti, come stai? Io benone, direi. Il palio di luglio forse sei, alla fine si parla tanto di mossa, ma forse sei l'unico che ha veramente pagato per come si è evoluta, insomma. Direi che ora è meglio pensare al palio d'agosto che a quello di luglio, tanto ormai quello di luglio è passato e indietro non ci fanno tornare. Senti, pensando al palio proprio di agosto, i cavalli cosa ne pensi? Pensi sarà inserito qualche esordiente di luglio? Ci saranno i cavalli, diciamo, quelli più attesi che erano assenti? Questa domanda, come ho già detto più volte, andrebbe fatta ai capitani, la verità poi la sanno loro. Secondo me c'è un buon parco cavalli che hanno già fatto esperienza, bisogna vedere quello che succederà diciamo dopo le previsite e poi che cosa vorranno fare i capitani in base alle loro strategie, ecco. Il ritorno nella lupa è possibile? Perché no? Per te ti piacerebbe vedere più cavalli esperti però rispetto a luglio? A me mi piacerebbe avere la possibilità di montare un cavallo nel quale mi entra all'occhio e di poter fare una buona prestazione. La civetta potrebbe essere un'altra strada? Non ho preclusioni verso nessuno, bisogna vedere che cosa hanno intenzione di fare le contrade con me. Ma il telefono ha squillato in questo periodo, c'è stato movimento a scuderia, sì? Sì, c'è stato movimento come anche c'era già da prima del palio di luglio. Come ho detto più volte, sono in questo momento in una condizione dove bisogna che mi affermi, bisogna che vinca un altro palio e di conseguenza ci sarebbe la necessità di montare un cavallo che mi permetta di fare una figura degna, ecco. Quanto la vedi possibile c'è un cavallo solo a palio come nel 2023? È una chiacchiera che in questi ultimi giorni si sente, ma sinceramente non sto dando molto peso a questo genere di chiacchiere sulle strategie dei cavalli, tanto poi questi ultimi giorni sono sempre quelli più ingarbugliati, dove se ne sente una diversa ogni giorno e, come ho detto più volte, non essendo in condizioni di poter spostare niente da questo punto di vista, ascolto e vado avanti. Bene il mossiere Bircolotti, che ne pensi? Sicuramente è un mossiere che non ha bisogno di presentazioni da parte di nessuno, tantomeno da parte mia. È un mossiere che ha tantissima esperienza, ha già corso un palio disgraziato, perché quello è stato un palio disgraziato per tutti. Dopo 2 anni di Covid era una situazione veramente paradossale e credo che sia stata una scelta ottima. E invece io ti domando, ma un ritorno tuo nelle Horn è possibile? Come ho detto prima, non ho preclusioni, non ho contrade in cui non posso montare, dipende dalle dirigenze. Io ci sono aperto a tutto e voglio fare il miglior palio possibile, possibilmente vincerlo, però vince sempre uno solo, quindi bisogna vedere che cosa viene fuori. Ma sei sempre lì nella lama, qua o là? Non è che sono sempre lì nella lama, Camillo. C'ho 35 anni, faccio il mio palio come l'ho sempre fatto finora. Cerco di avere rapporti con le dirigenze, corretti, onesti e cordiali con tutti, perché, come ho sempre detto, mi piace fare il mio palio e fare quello che poi la dirigenza che mi monta mi chiede di fare. Credo che in questi anni di aver dimostrato che questo è un punto fermo per come interpreto il mio lavoro e cerco di portarlo avanti fin quando sarà possibile. Ok, grazie. Grazie.